73esima edizione del Festival di Sanremo, che ospite che abbiamo. Povia, come stai? Incontrato per caso, si tira per a cantare, caso, dai. Per caso incontra a Sanremo. Io cambierei un attimo la canzone, la rifarei. Quando le canzoni fanno... Sì, appunto. Ma no, le canzoni quest'anno hanno fatto ancora perché hanno fatto tanti ascolti. E parliamo di queste canzoni perché tu sei del mestiere. Allora, subito la prima serata, andiamo a fare la prima serata, la seconda ci sarà questa sera, naturalmente le prime impressioni su quello che abbiamo visto. Ultimo, la Oxa, il casino che ha fatto Blanco nel palco, ne vogliamo parlare. No, vabbè, quello che ho notato, diciamo, è che ho visto tantissimi cantanti, esecutori bravissimi a livello tecnico, anche a livello scenico, molto preparati, anche i giovani, e poca emozione. Però lo dico da cantautore, da uno che scrive i testi. Mi è piaciuto il monologo di Benigni, che ha parlato della libertà di pensiero, anche se in questi 2 anni poi non è che ci sia stata poi così tanto, io ne so qualcosa. Mi è piaciuto molto l'inno Fratelli d'Italia, perché si capisce che è cambiato il governo. Mi è piaciuto molto il brano di Grignani, perché l'unico brano sociale, credo che lui si meriti almeno un premio della critica. Le altre canzoni... Gianluca Grignani secondo me è come un po' una mina vagante, potrebbe arrivare primo, potrebbe arrivare... Per me è la mina vagante di questo festival. Attenzione alla classifica, perché ragazzi, è una classifica provvisoria, perciò secondo me la classifica cambierà. È vero che Mengoni ha un bel pezzo, ma comunque sicuramente non sarà la stessa classifica di questa sera. Questo è vero. No, stasera ci sono poi, credo, altri artisti. E sono curioso di sentire la canzone di Giorgia, perché lei è una che si rinnova sempre anche a livello sonoro. E poi cosa mi è piaciuto? Beh, sai, sul fatto di Blanco, quando succede qualcosa all'audio, uno generalmente dovrebbe fermarsi. Sì, lo conosciamo, ragazzo, poi è di Roma, noi lo conosciamo bene, siamo di Roma, lo conosciamo bene. Preso un attimino così, succede. Ma a Povia, quando lo rivediamo sul palco, qui c'è il pubblico che ti... Lo vogliamo sul palco? Incredibile, veramente. Qua lo vogliamo sul palco del Teatro Harrison, lo rivogliamo. Dopo, insomma, i grandi successi che ha portato. Poi ricordiamoci che lui ha partecipato quando, se non erro, Bonolis, che ti ha fatto cantare la canzone, che purtroppo quella bellissima canzone, la più bella canzone dedicata ai bambini, purtroppo era stata fatta sentire prima, non ha potuto partecipare. Sarebbe stata una vittoria sicura, io lo so. Beh, a distanza di anni meglio così, perché probabilmente non partecipa. Per il successo che ha avuto, forse è andata meglio così. Credo di sì. Ok, salutiamo i nostri amici di Rete Oro Roma. Un bacione a tutti voi di Rete Oro Roma e niente, lui è un grande, se c'è lui c'è la TV. Grazie, ciao.